C'è un'ultima domanda che voglio fare al nostro ospite per approfittare della sua presenza non usuale negli studi televisivi, per chiedergli ancora una volta di mettere un po' le mani nel patrimonio storico che ha rappresentato la sua carriera giornalistica e la storia di IPS. Ma è vero che ha intervistato tra gli altri Borges in Argentina e Che Guevara? Beh, io ero il direttore della RAI per l'America Latina e come tale ho fatto una gran serie di realizzazioni, di inchieste, eccetera. E a un certo punto, quando andai in Venezuela, dove feci un'inchiesta sulla guerriglia venezuelana, e arrivai alla conclusione che la guerriglia venezuelana non aveva nessuna possibilità di riuscire. Da lì andai a Cuba, dove con i colleghi, nei bar, nei ristoranti. Di che anno parliamo? 1972. Nei bar, nei ristoranti, dicevo: guardate che la guerriglia venezuelana non riuscirà. Allora a un certo punto, mentre stavo dormendo, mi svegliarono e mi dissero che il comandante Che Guevara voleva vedermi. Allora mi vestì, arrivai nel palazzo dove tutto era spento, meno la stanza del Che. E arrivai e il Che mi disse: che è questa storia che la guerriglia venezuelana non riesce? E allora avevamo una lunga discussione, erano le 2 del mattino, ci lasciammo alle 6 del mattino. Dove io gli spiegavo, era quasi un sequestro di persona. Sì, dove io gli spiegavo perché la guerriglia venezuelana riusciva. Ed ebbi l'impressione di un uomo molto, diciamo, ricco di grande umanità, ma assolutamente chiuso sul piano ideologico, che era come se io non parlassi. Però mi continuava a fare domande. Alle 6 del mattino mi lasciò con un libro che mi dedicò. Passano gli anni e un senatore venezuelano viene a Roma, mi viene a vedere e dice: ci hai fatto passare una mattinata terribile, perché dopo che tu ci hai lasciato è venuto da noi, tutti i leader della resistenza eravamo lì segretamente, ci ha svegliato, ci ha portato nel lobby dell'albergo, ha detto: qui c'è stato un tano, un italiano, che ha detto questo, rispondete. Aveva imparato tutte le cose, tutto quello che avevi detto. E io ho scoperto che quest'uomo, che sembrava una persona estremamente chiusa ideologicamente, in realtà mi aveva usato per il dibattito interno, certo, con i guerriglieri venezuelani.